Ciao, anche oggi un breve video. Oggi parliamo di ottiche e condensa. Perché, come ogni anno, puntualmente si arriva in questo periodo, nel periodo invernale, e comincio a vedere sui vari gruppi, nei forum, specialmente riguardo ai droni, persone preoccupate che naturalmente hanno il problema della condensa all'interno dei vetri dell'ottica del drone. Diciamo che è un problema che si può facilmente evitare, basta avere piccoli accorgimenti. Vediamo come fare. Il problema della condensa non affligge solo i droni, ma tutti i tipi di ottiche, di macchine fotografiche, videocamere, eccetera. C'è chi afferma erroneamente che è un problema dei droni perché questi volano anche molto vicino alle nuvole e quindi prendono umidità. In realtà sì, prendono umidità, ma all'esterno. La condensa è un problema un po' differente. Questa si crea per l'eccessivo sbalzo di temperatura fra esterno ed interno, ma non solo fra esterno e interno in casa, ma anche quando entriamo nell'auto, ad esempio, perché l'umidità che c'è sospesa nell'aria calda va a depositarsi sugli oggetti più freddi. Molto di frequente facciamo degli errori che possiamo facilmente evitare. Ad esempio, con il drone voliamo in diverse zone, quindi fatto il primo volo, prendiamo il drone, lo appoggiamo momentaneamente nell'auto, ci spostiamo e facciamo il resto del volo. Oppure la stessa cosa con la macchina fotografica, facciamo degli scatti, ci spostiamo con l'auto e scattiamo ancora fuori. Allora, già in questo passaggio fra l'esterno e l'interno dell'auto, perché naturalmente nell'auto abbiamo lo scaldamento acceso, si può creare il problema. Oppure un altro esempio classico è che rientrati da casa, naturalmente vogliamo vedere più presto possibile quello che abbiamo filmato con il drone, quindi usciamo il drone dalla borsa per estrarre l'SD e qui creiamo ancora una volta il problema. Di per sé la condensa non è un problema, perché quando si asciuga l'ottica va via. Il problema è il pulviscolo che noi non vediamo, che è sospeso nell'aria. Quando c'è condensa va a finire che si deposita dove c'è la condensa, quindi magari all'interno dell'ottica, a lungo andare praticamente ci opacizza l'ottica. Possiamo adottare dei semplicissimi accorgimenti per evitare problemi di condensa su ogni tipo di ottica. Se dobbiamo fotografare o volare in diverse zone, quindi dobbiamo entrare nell'auto varie volte, possiamo, se non vogliamo rimettere il drone nella borsa, se abbiamo la borsa di trasporto, usiamo semplicemente dei sacchetti di plastica. Cioè, la macchina fotografica in questo caso, o magari se abbiamo un drone piccolo, prima di entrare nell'auto lo appoggiamo nel sacchetto, chiudiamo il sacchetto con l'aria dentro e lo appoggiamo nell'auto. In questo modo l'umidità che c'è nell'aria calda dell'auto non andrà a depositarsi sulla macchina fotografica o sul drone. Invece, se utilizziamo sempre la borsa del drone, usciamo la borsa dall'auto, riponiamo il drone all'interno e quando rientriamo a casa non apriamo subito la borsa, lasciamola almeno 10 minuti, un quarto d'ora, in modo tale che la temperatura di tutto all'interno salga lentamente. Se invece abbiamo un drone più grande e non abbiamo la possibilità di metterlo nella borsa ogni volta, anche per piccoli spostamenti, dobbiamo semplicemente coprire il gimbal della videocamera con il sacchetto di plastica, con un elastico, e facciamo il trasferimento. Naturalmente il sacchetto va posizionato sul gimbal prima di entrare in auto e va tolto in casa almeno un quarto d'ora, 20 minuti dopo essere entrato in casa. Con questi piccoli accorgimenti non si avrà più il problema delle ottiche sporche dalla condensa. Ok, al prossimo video. Ciao ciao!